oggi con questo sciopero, con le nostre bandiere, con le nostre facce, con la nostra partecipazione, con i nostri sacrifici, non celebriamo nessun rito del passato, come dimostrano gli interventi che mi hanno preceduto, ma scommettiamo sul futuro del nostro paese e lo diciamo a chi parla a vanvera di modernità, di nuovi modelli, nei quali la novità sta solo nella subalternità dei lavoratori, dei loro diritti e del sindacato che in autonomia li difende. E a quella presunta modernità contrapponiamo l'evidenza di queste piazze che ci parlano di equità, di giustizia, di diritti e di democrazia. Perché mai come oggi, mai come in questa fase della storia del nostro paese, lo sciopero come diritto individuale costituzionalmente garantito e l'insieme dei diritti costituzionali sono sottoposti ad un attacco violento che indebolisce prima i diritti e poi la stessa tenuta democratica del paese. E allora oggi scioperare per una politica economica e sociale diversa, per dimostrare che c'è un'altra strada per contrastare la crisi, per rilanciare l'economia, assume un valore doppio, quello di affermare che si può uscire dalla crisi con più equità, con più diritti, con più qualità, con più legalità, facendo pagare la crisi a chi l'ha provocata, a chi ne approfitta per accrescere le diseguaglianze, e non solo ai lavoratori dipendenti, ai pensionati, ai giovani. A chi ci accusa di un disegno politico pregiudiziale, contrapponiamo la forza delle nostre piattaforme, delle nostre proposte di merito, sul fisco, sul welfare, sullo sviluppo, la forza della nostra autonomia, la nostra concezione del ruolo del sindacato come artefici dell'interesse generale, mai piegato alla subalternità neocorporativa che colpevolmente oggi invece piega la CISL e la UIL. Ma scioperare oggi è anche affermare la necessità di garantire quel contesto di regole costituzionali senza le quali non c'è sviluppo, non c'è qualità, non c'è giustizia, non c'è eguaglianza. Gli attacchi al diritto del lavoro, alla libertà di informazione, alla magistratura non sono altro dal disegno sociale che traspare con chiarezza dalla manovra economica del governo. È una manovra che divide, una manovra che aumenta la diseguaglianza, che contrappone gli uni agli altri, che sottrae il governo e lo Stato dalle sue responsabilità. Una manovra, quella sì, ideologica. Tutti ingredienti che troviamo nella vicenda di Pomigliano. Su quella vicenda si sono esercitati in molti senza capire del merito, per puro furore ideologico. Eppure il merito è semplice, nella sua evidenza. Quando un'azienda investe, tanto più in un'area così delicata, è legittimo che chieda un ritorno, una garanzia per il suo investimento in termini di saturazione dell'utilizzo degli impianti. È legittimo che sull'organizzazione del lavoro che ne consegue si sviluppino confronti, intese, in cambio di certezza sull'occupazione. Ma quando la logica dello scambio si sposta dall'organizzazione produttiva a diritti non disponibili, il confronto non è più tale e si trasforma in subalterna accettazione, l'intesa non è più tale e si trasforma in un ricatto inaccettabile. A quel ricatto hanno risposto l'insieme dei lavoratori, che testimoniano insieme la volontà di avere lavoro senza che esso sia privato dei diritti. Chi per farlo attendeva plebisciti è rimasto deluso. Ora la logica vorrebbe che il complesso di quel pronunciamento venisse ascoltato, riaprendo il confronto sul merito con tutti, e invece la Fiat sembra adottare ancora la strategia dell'assalto frontale, ben supportata dai professionisti dell'accordo separato, ai quali mi viene da questa piazza di fare alcune domande. Dove sta, caro Bonanni, il capolavoro in quella vicenda? L'unico capolavoro che vedo fatto da Bonanni in questi anni è quello di aver diviso il sindacato per voler affermare ideologicamente il suo modello di sindacato, con l'unico risultato di aver indebolito la tenuta complessiva dei diritti e delle condizioni del lavoro. E un'altra domanda al ministro Sacconi, ministro del lavoro:
Dove sta la modernità di questo paese in quella vicenda? Quando si continuano a contrapporre lavoro e diritti, quando il governo di cui fa parte nega la crisi, aumenta le diseguaglianze, non ha uno straccio di politica industriale, non tutela i lavoratori ma tutela i ministri che li nomina a bolla e costruisce per loro le leggi. E allora, a Bonanni e a Sacconi, anziché dire stupidaggini su capolavori e modernità, dico di misurarsi con l'evidenza dei problemi, quelli che questa crisi drammatica ci pone di fronte, quelli che avete raccontato da questa piazza, quelli che la manovra non affronta. La CISL e la UIL sono gli unici sindacati europei che non scioperano contro questa manovra e non scioperano proprio più, ce li siamo persi. Questo governo è l'unico governo che oltre ai tagli non sa mettere in campo nessuna strategia per affrontare la crisi. Questa è la realtà della crisi, quella che si misura sulle condizioni delle persone, dei lavoratori in cassa integrazione a cui sta scadendo il provvedimento, quella dei giovani che non hanno un futuro, dei precari, delle donne, dei migranti che sono sempre più cittadini di serie B, anzi non sono più cittadini in questo paese, quella dei pensionati. La realtà della crisi si misura con l'impoverimento relativo di queste fasce di popolazione, con l'incertezza sul futuro, col peggioramento delle condizioni sociali. Il governo quelle condizioni prima le ha aggravate perdendo 2 anni e poi ha scelto le strategie sbagliate, niente soldi e abbassamento dei diritti. L'abbassamento dei diritti è l'osso che il governo sta dando a Confindustria per affrontare la crisi. Cos'altro è l'articolo 1 della Costituzione? Non c'è una lira, ma le regole si abbassano, questo è lo scambio. Niente infrastrutture, niente rimodulazione del patto di stabilità, niente politiche industriali per la chimica, per l'elettronica, per l'industria farmaceutica. Ora, spinto dall'evidenza della crisi internazionale e dalla debolezza dell'Europa politica, il governo le affronta queste contraddizioni con una manovra inaccettabile e pericolosa. È una manovra furba, è una manovra inefficiente, è una manovra depressiva, è una manovra furba perché prova a dividere pubblico e privato. Ma non è così negli effetti della vita di tutti i cittadini, lo abbiamo dimostrato oggi. Quale futuro c'è in un paese senza la certezza della tutela della salute e attraverso la sanità pubblica? Quale futuro c'è in un paese senza un'istruzione pubblica degna di questo nome, che invece il ministro Gelmini non coglie occasione per non attaccare e smantellare ogni giorno?